buon corso. Grazie, grazie a voi, grazie a Roma. E partiamo allora subito con Andrea Succi che introdurrà appunto il tema sugli allestimenti sostenibili. Salve a tutti, sia a Rimini che a Roma, e grazie per questo intervento perché mi permette di ricollegarmi a quello che è stato un po' il tema iniziale della mattinata, allestimenti ecosostenibili, chiaramente vanno insieme agli eventi ecosostenibili e quindi a tutto un discorso che io considero un lessico che in qualche modo ancora non è applicato, soprattutto in Italia, per motivi culturali. E come dicevano, hanno anticipato questa mattina, appunto, il tema è un tema complesso perché io parlo, ad esempio, dal punto di vista di chi organizza e si occupa tecnicamente della realizzazione di questi eventi. Stiamo parlando di eventi musicali spettacolari, ma anche eventi di esibizioni fieristiche e cose di questo genere. E quindi la mia esperienza è un'esperienza sul campo. Voglio parlare di qualcosa di concreto e dare anche la misura di quelle che sono le difficoltà, ma anche gli atteggiamenti virtuosi che, diciamo, sono già presenti. Voglio dividere appunto la mia comunicazione in due parti, cercando di stare appunto nei 15-20 minuti che mi sono stati, nei 15 minuti che mi sono stati concessi, e appunto dicendo che nel campo degli eventi sostenibili, che è amplissimo, mi concentrerò sul tema dell'exhibit design, cioè di quel settore, diciamo, che riguarda le fiere, in special modo, e del mondo variegato che ruota attorno all'esperienza delle esposizioni fieristiche. La polarità, diciamo, le due polarità entro le quali poi sta tutta una gamma di variabili, è quella dell'allestimento industriale, che è appunto un allestimento standardizzatissimo ed è super ecosostenibile questa modalità, perché le aziende che lo fanno in qualche modo ottimizzano per anni i sistemi espositivi, sedie, strutture, travi, pannelli, cioè non comprano per anni mai quasi niente, escluso appunto fare manutenzione ai materiali che hanno. Quindi l'estrema industrializzazione dell'allestimento cosiddetto pre-allestito, fino all'altra polarità che invece poi, diciamo, invece sarà oggetto della comunicazione del mio collega di Manolo Benvenuti, che è appunto l'allestimento artigianale autocostruito. Quindi, diciamo, fra il modo di pensare ad allestire gli stand di Manolo e invece il modo industriale di concepire le grandi manifestazioni che si tengono soprattutto a Milano, Bologna e Rimini, anche Verona, anche Roma, qualcosa, però insomma Milano, Bologna e Rimini sono i poli veramente della industrializzazione degli allestimenti e delle aziende, diciamo, c'è veramente tutto il mondo possibile e immaginabile. E una cosa molto molto importante che io voglio ribadire è che se Manolo Benvenuti fa un allestimento anche da integralista della ecosostenibilità, in ogni caso è un granellino nella, diciamo, nella spiaggia o una goccina nel mare, che in ogni caso è positivo, ma in ogni caso il mare del distretto fieristico inserito all'interno di una città che magari ha una viabilità, diciamo, non favorevole, rende di sé l'evento non sostenibile. Ne abbiamo avuto un esempio ampio durante Ecomondo a Rimini, dove a fronte di un distretto fieristico straordinariamente ben organizzato come quello di Rimini, ma un consumo energetico e uno spreco di materiali veramente
delirante, perché se voi vedete quello che finisce nei cassonetti dopo Ecomondo, è tutto il contrario del riuso e del riciclo. Se vedete le bollette di quello che consumano tutti quegli allestimenti, non pensando assolutamente come priorità al contenimento energetico e al basso consumo attraverso sistemi di vario genere, già in commercio chiaramente vi rendete conto che siamo ben lontani dall'obiettivo di essere sensibili all'ambiente e sensibili anche all'economia. Perché? Perché c'è un modo, appunto, di concepire l'allestimento industriale e fieristico che ancora, diciamo, deve smaltire tutto quello che sono le tradizioni dei magazzini, le tradizioni delle aziende, la mobilitazione delle aziende. Io ho fatto un'esperienza molto diretta, facendo consulenze di ecosostenibilità, riorganizzando intere aziende che si sono occupate di allestimenti fieristici, e quindi conosco molto bene le dinamiche che reggono in qualche modo il gioco commerciale che c'è dietro alle parole, alla verniciata, come si dice, green, dietro cui si barricano i settori marketing delle varie aziende. Posso dire che sono due i versanti su cui bisogna lavorare. Uno è quello del grande distretto fieristico, che nonostante quello, ad esempio, facendo esempio a Rimini, abbia un'intera copertura, un manto fotovoltaico flessibile, poi non sfrutta con la stessa sensibilità, con la stessa logica, il controllo sui consumi energetici interni degli eventi. Quindi quello andrebbe stabilito in base al protocollo, e se Manolo Benvenuti viene con 4 lampade a LED consumando solo 150 watt in uno stand dove normalmente si consumano 3 kW, dovrebbe essere premiato e dovrebbe essere incentivato. Questo non succede ed è uno dei primi punti veramente strani, perché si è parlato molto agli stati generali di queste cose, ma poi nella pratica, girando per la fiera, ciò non avviene. Quindi c'è un atteggiamento che non corrisponde alle parole. La seconda parte invece della mia comunicazione riguarda l'azienda che produce gli allestimenti a livello industriale. Le aziende, e anche qui posso parlare per esperienza diretta, le aziende che devono in qualche modo approcciarsi, devono avere una coscienza organizzativa diversa, e solo oggi si comincia a parlare di sistemi ecosostenibili e di materiali ecocompatibili per gli allestimenti, laddove ci sono appunto dei codici che evitano lo spreco, il rifiuto e il consumo energetico. E se ho ancora del tempo, dobbiamo passare a noi. Se ho ancora del tempo, allora concludo dicendo che per quanto riguarda gli eventi, visto che il tema era un po' questo, allestimenti, la mia relazione è allestire, un verbo ecosostenibile, appunto mi sento di concludere che le azioni devono in qualche modo corrispondere ad una sorta di alfabeto, di lessico valoriale, dove noi architetti in qualche modo dobbiamo per forza prendere per mano sia gli industriali che gli organizzatori. Dobbiamo spingere in modo decisivo, e spesso non lo facciamo perché in qualche modo cediamo in qualche modo alle leggi del mercato. L'architetto deve ritornare ad essere in qualche modo un ispiratore di queste cose. E quindi la parte educativa è molto molto importante che sia rafforzata,
nel nostro, parlo soprattutto per quello che riguarda la nostra categoria, credo molto che sia molto importante appunto che siamo noi in primo luogo a portare, a convincere e anche a fare dei progetti virtuosi, affascinanti e che costano poco, perché come vedrete adesso con Manolo le possibilità creative per muoversi con quello che già c'è, con il riuso in qualche modo, sono veramente attorno a noi. Grazie e lascio la parola a Manolo. Salve a tutti, insomma, benvenuti, dottor in architettura. Mi occupo principalmente di allestimenti artistici, scenografici e di roof design. Mi sono occupato di diversi allestimenti per aziende privati, enti in generale, per cooperative, associazioni, ma più che altro ho fatto anche molti allestimenti per festival artistici. Allora, oggi parleremo prevalentemente di allestimenti con materiali di recupero e materiali naturali e indicherò quali sono i vantaggi di questo tipo di allestimenti e quali sono state le problematiche e quali sono le problematiche da superare. Allora, innanzitutto tra i vantaggi c'è il costo del materiale che è prossimo al vero e questo è fuori discussione. Spesso i materiali suggeriscono il progetto. Come diceva l'architetto prima, il bioarchitetto, l'idea si adatta al tipo di materiale spesso. E in questo modo si dona un secondo ciclo di vita ai materiali di scarto, e metto un punto, non si risolve il problema dello smaltimento dei rifiuti in questo modo, semplicemente si dona un secondo ciclo di vita. Però per questo tipo di allestimenti hanno una forte carica comunicativa, cioè messaggio educativo e di sensibilizzazione. E questo spesso si trasforma in un valore aggiunto per il committente, cioè c'è il ritorno d'immagine. Quali sono le problematiche da superare? Allora, limite nella progettazione. Praticamente non posso realizzare tutto quello che voglio con i materiali di scarto. E questo anche perché non esistono regole costruttive di lavorazione ben definite, cioè è sempre tutto da inventare, a volte ci si riesce, a volte no. L'approvvigionamento delle risorse, questo è un aspetto da tenere estremamente in considerazione, bisogna considerare i tempi tecnici per il reperimento dei materiali. Se io voglio fare uno stand con 10.000 bottiglie in PET, devo avere il tempo di recuperarle queste 10.000 bottiglie in PET. Perciò occorre tessere una fitta rete di contatti con aziende e con privati. In tutto ciò però non esiste una normativa, è una situazione borderline. In teoria io non potrei entrare nell'azienda e portarmi via gli scarti dell'azienda. Al momento non c'è una normativa che me lo vieta, a parte gli scarti pericolosi, i rifiuti pericolosi. E ecco, un altro aspetto da tenere in considerazione è che comunque a volte non c'è la disponibilità delle quantità desiderate che vorrei per fare quel determinato progetto. Una problematica, se la vogliamo definire problematica, sono le molte ore di manodopera, che però compensano con il costo nullo del materiale. E ecco, detto ciò, spesso il committente crede che impiegando materiale di scarto si abbassano significativamente i costi di produzione, ma non sempre è così. E detto ciò, questo tipo di allestimenti rimane per una nicchia di mercato, perché spesso occorre un committente sensibile a questo tipo di approccio e a che apprezzi l'estetica del reuse design, che se vogliamo spesso è un'estetica grezza. Se vogliamo sulle caratteristiche del progettista, ma ne cito solamente una. Il progettista che intende lavorare con materiale di recupero deve avere un'ottima manualità. Io sono progettista e realizzatore dei miei progetti, perché difficilmente si trovano maestranze o artigiani capaci o disposte a mettersi in gioco, a realizzare dei manufatti con materiali di scarto. Inoltre serve una grandissima sensibilità mentale. Tipologie di committente, l'ho già detto, agenzie di comunicazione, privati, enti pubblici, cooperative e associazioni. Vi farò vedere velocemente dei casi studio, alcuni casi di allestimenti per privati, per pubblici
e per associazione. I tempi di progettazione hanno variato tra i 10, tra i 3 e i 10 giorni. In questo caso è un'industria di moda e l'idea è stata quella di entrare dentro l'azienda, individuare quali erano i materiali che potevano servirci per fare l'allestimento, materiali di scarto e non. In questo caso era un'azienda di moda, abbiamo utilizzato i rotoli di cartone della stoffa per creare tutti gli elementi d'arredo, poi il tutto rivestito con la carta modello di scarto. L'unico punto di colore era il divano fatto con i rotoli di stoffa che loro dovevano promuovere. E, ecco, un altro aspetto importante è che abbiamo coinvolto il personale dell'azienda nella realizzazione di questo stand, perché li abbiamo coinvolti nella raccolta del materiale. Inoltre abbiamo realizzato lo stand all'interno dell'azienda in modo che tutti potevano vedere il processo creativo. Un aspetto, una problematica che abbiamo affrontato è stata l'unificazione dell'intero stand. In quel momento è decaduto tutto il discorso della sostenibilità, purtroppo. Ecco, di ogni esempio ho fatto delle tabelle mettendo anche i costi. Vado veloce, altrimenti non riusciamo a vedere più. Questo è stato un altro esempio, è una litografia, e abbiamo usato le lastre litografiche per rivestire tutto lo stand, pavimento e pareti, e i rotoli di cartone della carta per realizzare gli arredi. Ecco, questi stand che fine fanno? Tendenzialmente gli arredi vengono riutilizzati dall'azienda, tutto il resto ritorna al loro destino, o ad essere riciclato o ad essere gettato nel cassonetto. Questo è un altro esempio ancora, in questo caso non si tratta di materiali di recupero, è un'azienda che produce pallet, perciò abbiamo utilizzato una risorsa dell'azienda, un prodotto dell'azienda, per creare tutto l'allestimento, e abbiamo creato un allestimento modello pallet, tutto realizzato con i pallet, che comunque sia producono pallet a chilometro zero utilizzando legname proveniente da foreste, da boschi controllati. Perciò la sostenibilità in questo caso è stata proprio quella, utilizzare il materiale dell'azienda per allestire lo stand, senza dover andare a cercare altro. Questo è uno stand che ho realizzato per la provincia di Rimini, ad Ecomondo. Ecco, entriamo nel contesto di Ecomondo. In questo caso abbiamo pensato di utilizzare tutti gli scarti, o buona parte degli scarti, della società. Molti di questi scarti, oltretutto, sono stati raccolti in fiera. Con la demolizione di stand di fiere precedente, siamo riusciti a creare uno stand nuovo. E ho anche alcuni dati. Abbiamo utilizzato 3.000 quotidiani, 2.500 kg di cartone, 200 rotoli di cartone, 150 metri quadri di MDF recuperati da un altro stand, 600 bottiglie in PET raccolte all'interno della fiera, legno e viti, ripeto viti, perché all'interno della fiera si possono raccogliere al termine di ogni fiera migliaia e migliaia di viti che ancora sono utilizzati. Ecco, questo è lo stand, erano 100 metri quadri circa. L'anno successivo invece abbiamo realizzato un altro stand, sempre per la provincia, però questa volta l'idea era di utilizzare un materiale naturale e anche materiali di scarto, ma l'idea di base era che lo stand, una volta terminata la fiera, dovesse continuare in qualche modo a svolgere una funzione. Perciò, pensato per la fiera, ma contemplato poi per essere trasportato a blocchi, era modulare, trasportato in un parco. Perciò questa struttura si è perfettamente integrata nel parco dove è stata collocata. Ecco, i materiali quali erano? Polloni di castagno nocciolo provenienti dall'Appennino tosco-emiliano, perciò si può dire un materiale autoctono e naturale. Rotoli in cartone, scarti di un'azienda agroalimentare della zona. Moquette e legno, resti di uno stand di una fiera precedente all'interno della fiera. Poi i cuscini sono stati realizzati con degli scarti di sartoria all'interno del penitenziario di Milano, penitenziario femminile. Perciò c'è stato anche un aspetto sociale.
I colori utilizzati erano colori estremamente naturali, che non contenevano petrolchimici, impastati con olio di lino e olio di canapa. Questo perché poi questa struttura doveva essere trasportata nel parco e una volta terminato il suo ciclo di vita non doveva inquinare. Perciò siamo stati attenti anche all'utilizzo dei colori. I vantaggi che abbiamo riscontrato, utilizzo di un'essenza autoctona che necessita di frequente potatura, perciò questo materiale si può trovare frequentemente, dando anche un impulso all'economia locale. Riduzione degli inquinamenti ovviamente da trasporto, perché è un materiale locale, massima biodegradabilità. Le problematiche incontrate, purtroppo questo tipo di allestimenti portano via tantissimo tempo, perché tutto il lavoro è stato eseguito a mano, intrecciando e legando i polloni a mano. Inoltre i tempi di verniciatura e di essiccazione sono stati abbastanza lunghi. Ecco, questo è un altro esempio di allestimento. Il contesto è completamente diverso. Siamo all'interno del Palazzo del Podestà, Sala dell'Arengo, a Rimini. E in questo caso la sala mi suggeriva il progetto. Ecco, in questo caso la location suggeriva il progetto, non il materiale. Perciò mi sono immaginato dei grandi arazzi e successivamente ho cercato il materiale adatto. Il materiale adatto, considerando anche che questo evento veniva fatto nel periodo di Ecomondo, per me il materiale adatto poteva essere la moquette. E qui mi ricollego al discorso di Succi, la fiera produce tantissimi rifiuti. Noi abbiamo utilizzato circa 750 metri quadri di moquette recuperata all'interno della fiera, però in ogni fiera qua a Rimini vengono scartati circa 30.000 metri quadrati di moquette. È un'enormità, sono 10-15 tir pieni di moquette ogni fiera. Perciò volevo utilizzare quello scarto per realizzare un evento. In questo caso, ecco, i pannelli sono stati realizzati in questo modo, intrecciati a strisce praticamente, perché quando abbiamo raccolto la moquette molta era usurata, perciò tagliandola a strisce ci permetteva di mantenere solamente le parti migliori di quella moquette. In questo caso ho progettato anche gli arredi in cartone, che venivano assemblati semplicemente all'incastro, perciò un arredo monomateriale che finito il suo ciclo di vita può essere buttato tranquillamente nel cassonetto del cartone. Ecco, per ultimo, questo è l'ultimo esempio, qua siamo a Stia, nel Casentino, nell'ex fabbrica della lana, perciò un'archeologia industriale, questo è uno dei saloni, circa 1300 metri quadrati, mi è stato chiesto di progettare 35 stand che servivano per gli espositori, che prevalentemente sono artigiani e artisti che fanno opere in ferro battuto, perciò mi è stato chiesto di progettare i 35 stand, e in più mi era stato chiesto di progettare la segnaletica all'interno del paese, e due punti informativi e vari spazi comuni. Ecco, concentrandoci sugli stand, anche in questo caso lo spazio mi ha suggerito il progetto. Era uno spazio molto luminoso e volevo mantenere questa luminosità. E perciò mi è venuto l'idea di utilizzare il pallet. Ma inizialmente non ero certo, perché dovevo trovare l'azienda che mi producesse il pallet. Poi successivamente ho incontrato un'azienda locale, a gestione familiare, che produceva pallet, ma che soprattutto il legname proveniva da boschi controllati, che loro stessi controllavano. Perciò ho dato un piccolo impulso all'economia locale, utilizzando un'azienda locale, un materiale locale. Perciò gli stand sono stati realizzati appunto con questo materiale, ogni stand era dotato di un piccolo tavolino, una seduta e tre mensole, e tutta l'operazione è risultata veramente economica, 35 stand per un costo di 5.000 euro, cioè veramente estremamente economica, perché ho utilizzato un materiale e un'azienda locale. E ovviamente ci ha fatto un piccolo sconto perché voleva partecipare in qualche modo dare il contributo a questo festival. Tempi di allestimento 3 giorni, impiegando solamente 6 persone. Ecco, questo è l'esempio della segnaletica. Abbiamo realizzato 3 di queste grandi frecce che davano
segniamo in un percorso preferenziale, le frecce servivano anche come punto informativo, e ecco, per realizzare tutti questi elementi, questo è l'altro punto informativo, abbiamo utilizzato gli scarti di segheria. Perciò, oltre ad aver utilizzato materiale nuovo della, di questa azienda che ci ha prodotto pallet, abbiamo utilizzato anche tutti i loro scarti. Perciò in questo caso il costo del materiale è zero, ma anche il costo di produzione di tutti questi elementi è costato solamente 550 euro, perché abbiamo attivato un laboratorio di autocostruzione con la cittadinanza che ci ha aiutati a realizzare tutti questi elementi. Questo perché? Tutto questo per esigenza, perché avevo a disposizione 15.000 euro per fare l'intero progetto. Pochissimo, perciò ci siamo inventati delle soluzioni. Perciò quali sono stati i vantaggi? Impiego di risorse locali, legno proveniente da boschi e gestione controllata, impulso all'economia locale, coinvolgimento della cittadinanza. E qui termino.